Ma a parte due cacchi sono finiti nella stratosfera. Quanto è alto sto Big Bang? Big Bang. Più forte, Domino. Abbaio più forte io. Ecco come si alza il volume. Visto? Il passaparola si è attivato. Ora basta aspettare una risposta. Aspetta. 10 ore dopo. Come hanno potuto quei miseri cuccioli sconfiggere me, crudeli Atemon? Perché io avevi un elicottero fatto di giocattoli? Ma signora, abbiamo provato a prenderli, ma... Silenzio! Catturate quei cuccioli! E subito! Chi è questo? È pronto il Super Plexi? Quasi, mia cara. C'è ancora qualcosina da sistemare, e poi... E poi sì che ci divertiremo! Bargade! Ah, signora! Non riesco a capire bene. Si sente appena. Dice... Andate... a parlare con Fanfulla il Chihuahua? Fanfulla il Chihuahua! Al... Royal Museum! Il museo è a pochi isolati di distanza. Muoviamoci! Al museo! Royal Museum! Perché c'è un quadro di un hamburger e delle patatine? Io sono Fanfulla. Benvenuto al Royal Museum. E perché questo chihuahua ha i capelli di Crudelia? Quanti interessanti ci sono qui. Avessimo il tempo di guardarci un po' intorno. Ma dobbiamo trovare il modo di uscire da Londra. Nessun problema. Vi aiuterò a trovare le informazioni di cui avete bisogno. Ma prima dovremo sistemare un paio di cosette. Del tipo? Credo che il museo sia stato visitato dal Le Pelt, uno dei tirapiedi di Crudelia. Perché vedo che alcuni oggetti sono stati spostati. Dobbiamo rimetterli al loro posto prima che il museo riapra i battenti domattina. Come possiamo contribuire? Il primo oggetto è un'antica moneta romana. Bisogna rimetterla nella bacheca dell'antica Roma. Potreste andare a recuperarla? D'accordo, a tra poco. È un po' la trama di Una notte al museo, insomma. Ops, ho sbagliato. Allora, vediamo i giocattoli di questa zona. Ci sono dei mini cavalieri e un lanciatoast. Capisco i cavalieri, ma il robot lanciatoast? Vabbè. Comunque, mi sa che ogni zona è visitabile. Quindi questa è quella dei dinosauri, quella è la zona degli egizi, la zona fast food, boh, sarà la zona ristorante. Poi la zona medioevo e l'ultima cos'è? Antica Grecia? No, forse la zona romana, dove dobbiamo appunto portare la moneta, immagino. Va bene, eccoci arrivati nella zona dei dinosauri. Credo... Dov'è finito? Ecco, boh, vabbè. Comunque dicevo, credo che tu devi capire dove andare guardando il filmato dove lui ti dice... Dove lui ti dice... qua c'è stata rubata questo oggetto. Quindi in questo caso c'è stata rubata la moneta. Il filmato era coi dinosauri, quindi 1 più 1 fa 2. Vai nella zona dei dinosauri a prendere la moneta. Però il lanciatoaster è infame. Per fortuna muore con un colpo, però. Lanciatoaster a ripetizione. Dov'è il mio osso? Grazie. Allora, ammetto che i colpi del... come si chiama? Del piccolo cavaliere potevamo evitarli. Quello lì del lanciatoast, effettivamente è stato inaspettato. Ma ci salgo sopra? Beh sì, ci salgo, e come? Allora, monetina. Ho questa curiosità. Dici che posso salire sulla testa? Scendi? Scendi? Dai, scendi. Voglio salirti in testa, per favore. No! Non ci posso... Cioè, sì, posso salirci, ma non nel modo in cui pensavo. Ok, devo salire... Ma dai!
Ma come? Vabbè, guarda. Me lo potevi dire che era un giro turistico sullo pterodattilo. Figo però come cosa. Allora, aspetta, non so quante ossa. C'è un modo per andare. Esatto. Più piano, perfetto. Che le ossa in basso non sono riuscito a prenderne neanche una. Ecco qua, credo di averle prese tutte. Andiamo un attimo più veloce, giusto per sicurezza. Sì, prese tutti, grazie. Bellissima sta cosa qua comunque, che ti fa salire sulla testolina. Hai ottenuto una figurina, bravo. Sempre le stesse frasi ogni due volte. Allora, risaliamo di sopra. Sono un attimo curioso di vedere dove finiamo se entriamo qua dentro. Visto che era solo a un piano questa zona qui. Arriviamo nella prossima area? Esatto, quella degli egizi. Vediamo. Già che ci siamo, mi libero subito dei nemici che tanto sicuro mi ci fanno tornare in queste zone. E se non mi ci fanno tornare, meglio, nel senso ce li liberiamo già subito. Mi ricorda un po' il livello di Persona 5 di Futaba questo. Ok. Tutto qui? Abbassi solamente il ponte? Sì, penso che non ci sia altro. Probabilmente... No, sei scemo. Che è successo? Sono scivolato non solo di sotto, ma sono scivolato ancora più in basso. Come io nella mia vita. È tutta da ridere. Anche se dovessi finirci dentro, potrei tranquillamente uscire da quel grosso buco. Ah, insomma. Ho un'idea che manderà le pelt su tutte le furie. Non devo far altro che saltare nel sarcofago. Ora salta il bastoncino e voilà. E voilà. Ma come? La mia geniale trappola non funziona. Certo, sicuro. Ah, bon, il cucciolo è comunque in trappola. Vittorioso, come sempre. E cool, mon petit chien. Fatemi uscire, è buio qui. A chi gli vuole bene? Cristo. Vabbè, questa caduta provvidenziale perlomeno ho già portato. Ci ha portato almeno a qualcosa, dai. Allora, aspetta un attimo. Se salgo qua sopra... No, non c'è nulla, peccato. Vabbè, ci siamo già liberati del cattivo. Almeno quello. Il livello di Super Mario del deserto, questo. Uguale. Mi ricorda 200 giochi tutti non correlati tra di loro, in pratica. Allora, non sono sicuro di quello che è appena successo. Abbiamo rotolato e non ci ha preso il danno. Però non vorrei che in realtà proprio non ci avesse colpito e di conseguenza era solo il pane che non ci ha raggiunto e basta. Ho sentito un rumore di macchinina. Dov'è la macchinina? Può essere che è sopra? Può essere, perché di sopra c'era ancora un cucciolo da liberare. Quindi adesso ci torniamo. Allora, dov'è il chihuahua? Dove sei? Eccolo qua, ho la moneta. Benissimo, avete riportato la moneta. Farò in modo che venga rimessa al suo posto. Bravo. Il prossimo oggetto da trovare è uno scarabeo, simbolo della vita eterna, che fa parte della mostra sulle piramidi dell'antico Egitto. Mi spiace andare a cercarlo. Vabbè, sì, ma... Torniamo subito. In che zona è? Non l'ho capita. Mi sembrava quella del Medioevo, ma non ci giurerei. Ah, eccola qua dove era la macchinina. Ecco fatto. Il mio osso, eccolo qua. Più che altro è confusionare il fatto che quando sconfiggi sti nemici le ossa poi spawnano in punti totalmente molto più indietro da dove si trovano i nemici. Ecco qua. Tipo, lui l'abbiamo sconfitto, ma le ossa non ce n'è traccia. Fantastico. Ecco qua. Così si fa. Così si fa. Ah, ma c'era un'entrata qua sopra.
Che culo. E c'era anche un cucciolo. Sei grande. Bella sorella. Qua c'è qualcosa? Che c'è qua dentro, scusami? Sai che non lo so. Proviamo ad entrare dentro. Ho paura. Ah, ti fa ritornare qua. Ma io come faccio? Non c'è modo di vedere più in alto, no, in questo gioco? Vabbè, a meno che altre ossa non si trovassero negli altri buchi, non penso ci sia nulla. Cioè, cadere dentro ti fa tornare nel piano inferiore, ipotizzo. Ok, adesso dobbiamo trovare lo scarabeo. A me questa sembra la zona ristorante, comunque vediamo se c'ho ragione. Vediamo. Sì, avevo ragione. Dunque, ecco qua. Addio al tostapane. E altro fratello liberato. Grazie di avermi salvata. Di nulla. Era una femmina, tra l'altro. Ciao. Allora, qua c'è nulla. Questa zona qui mi ricorda il Pizza Planet nel gioco di skateboard della Disney. Disney Extreme si chiamava, una roba del genere. Era figo. Allora, io non sono purtroppo molto pratico in quei tipi di giochi Tony Hawk e simili, tutti i trick. Diciamo, non li so fare. Gioco sempre giocavo molto tranquillamente, senza stare lì a fare roba troppo complessa. Però mi piaceva il fatto che c'erano queste ambientazioni un po', diciamo, reali. C'era questa specie di... non so neanche effettivamente che zona americana potesse essere detta così. Però c'era questa cittadina con il centro commerciale, il mare, il... come si chiamava? Il parcheggio, quello multipiano. Era figo, era veramente figo. E c'erano vari personaggi. Oltre a quelli customizzabili che potevi crearti tu, c'era Toy Story, il Re Leone. Cos'altro c'era? Perfetto, la macchina intanto è esplosa. Ah, ecco, no, si chiamava Disney Extreme Skate. Tarzan, il Re Leone e Toy Story. Ed era figo perché anche i personaggi vari, quindi appunto Buzz, Woody, avevano tutti magari la stessa combinazione di tasti, quindi fai questo, fai il grind, però poi cambiava la loro animazione. Ognuno c'aveva, diciamo, il suo grind unico, aveva la sua... non lo so, non sono esperto di skateboard, quindi non ti so dire bene i nomi, ma ognuno aveva, diciamo, la sua cosa unica. Era veramente bello, era veramente un bel gioco, e per quanto tempo ci ho giocato mi era veramente piaciuto molto. Oggi come oggi probabilmente un Tony Hawk, non so se lo sceglierei come gioco, ma non per cose, ma perché appunto non sono esperto. Mentre quello, diciamo, non ti spingeva a essere perfetto, ti spingeva comunque a giocarlo. Ed era carino perché c'erano anche delle missioni abbastanza difficili da fare a volte. Ovviamente sempre a possibilità di un bambino, ma comunque di una certa difficoltà. Era comunque interessante di, diciamo, spingere un bambino oltre i suoi limiti videoludici, ovviamente. Allora, qua siamo al piano di sopra. Ci dovrebbe essere una macchinina. Ecco, esatto. Presa. Che piano ci manca? Penso basta. Ci mancano ancora 21 ossi. Però tutti i piani li abbiamo girati. Aspetta, non è vero. Ci manca... allora, ci manca questo qua, che è l'entrata. Poi vabbè, non ho sniffato da nessuna parte per vedere se ci sono ossa nascoste. Però quello è il minore dei problemi alla fine. Cioè, nel senso, come ho detto, io non sto puntando a fare una run perfetta. Sto puntando a fare una run, diciamo, come un bambino che gioca per la prima volta al gioco. Lo gioca per la curiosità e basta. Niente più, niente meno. Ed è quello che sinceramente voglio fare a ogni gioco che proveremo nuovo che non ho mai provato. Nei giochi che conosco, al limite delle mie conoscenze, io cerco sempre comunque di diciamo platinarlo, di farlo al meglio delle mie possibilità. Ovvio che se poi qualcuno mi dice: sai che se fai questa cosa qua e io non la conosco, dico: ah beh, grazie, non lo sapevo.
Però questi tipi di giochi che sono la prima volta che li gioco, io voglio, diciamo, godermeli al meglio, senza stare lì a puntare al perfezionismo, ecco, perché non ne ho modo di farlo. Cos'altro abbiamo? Ottimo lavoro! Il prossimo oggetto è un osso fossile appartenente a un dinosauro del periodo giurassico. Ok. Un osso gigante. Spiacente, ma le ossa fossili sono dure come la pietra. Non le consiglio. Peccato, te lo riportiamo subito. Allora, a questo giro medioevo. Per fortuna tutte le stanze le abbiamo già ripulite. Quindi prendiamo già l'ossicino. Ecco fatto. E torniamo dentro. Ehi, Chihuahua, ecco a te. Hai provato l'osso? Sì. Com'è pesante. C'è dell'altro? Ho controllato la mostra dei tesori reali e manca la corona di Re Enrico VIII. Ma come? Come fa? Cioè, già questo è un crimine. Corona reale in arrivo. È un crimine da pena capitale per un inglese aver rubato la corona reale, eh. È un crimine assurdo questo. Cioè, è già crudele se viene sgamata che uno dei suoi sgagnozzi, magari per conto suo o magari su ordine appunto di Crudelia, è finita, cioè carcere a vita. Hai rubato i gioielli della corona. Sei in arresto per sempre, Crudelia Demon. Ma io volevo solo farmi una pelliccia con dei cuccioli. Ah, volevi uccidere dei cuccioli di cane? Bene, allora aggiungiamo anche altri 5 ergastoli. No! Certo, magari non 5 ergastoli, però sicuramente una bella pena non gliela toglieva nessuno. Giusto curiosità a questo punto. Vediamo se negli altri buchi c'era qualcosa. No, ognuno ti porta qui alla fine. Perfetto. Ed ecco a te. Dov'è? Ed ecco a te la corona. Ecco la corona. Abbiamo finito? Non ancora. Mi manca una ciambella alla gelatina. Ma perché? Una ciambella alla gelatina? Vi spiego tutto quando tornate. Avevo fame. Come vuoi, fanfulla. Avevo fame, grazie. Vabbè, guarda. Non starò qui neanche a giudicarlo, sto povero cagnolazzo. Non ci arrivo, devo salire sull'altro bancone prima. Ecco, qua, col singhiozzo. Ciambella alla gelatina presa. Cagnolazzo, ecco a te. Abbiamo la ciambella, e ora? Caspita! Fanfulla, hai mangiato la ciambella? Sì! A quello serviva, avevo una fame terribile. E c'aveva ragione. Scusate. E come facciamo a uscire da Londra? Visto che abbiamo rimesso a posto tutti gli oggetti mancanti, vi faccio uscire. Il piano notturno ha aperto la porta sul retro. Potete uscire di là e sarete pronti ad affrontare la prossima tappa attraverso le gallerie della metropolitana, fino alla periferia di Londra. Ah, dove questi grazie poveri cagnolazzi verranno investiti dal tram. Ciambelle. Attento a non mangiare ciambelle, body shaming. E mi sa che il livello è finito e come al solito ci mancano 11 ossa. Sinceramente, come ho detto, non punto, anzi aspetta, i cuccioli 6, almeno quello siamo sicuri. Come ho detto, non punto a... Oh, guarda, ce ne mancano 10. Non punto a fare un completismo totale, ma voglio giocarmela tranquillamente.